Grazie, oggi stai proprio bene, eh? Bel colorito, pelle splendida, una vita morbida. Il ruolo della nonna era molto complicato, molto difficile sulla carta, quindi noi abbiamo pensato di avere una doppia attrice che interpretasse i due registi diversi. No? Quindi abbiamo chiamato Barbara Boucher, che somigliava molto alla nostra prima scelta, che era Birgit Hoffen. La somiglianza con Barbara è eccezionale. Ok, stop, buona. Abbiamo contattato subito Barbara per vedere se era disponibile e lei era disponibile. Vedrai cosa faranno quando vedono a me sul schermo, così come siamo, io e te, gemelle. Birgit è perfetta e lei mi ha salvato di fare tante scene e io le ringrazio perché lei ha fatto un bellissimo lavoro. È austriaca, diciamo austriaca sassonia come me. Lei aveva fatto questo quel film con Ferreri, episodi, non ricordo il titolo, con Tognazzi. Sì, una scena sì. in spiaggia dove lei fa il morto, mi pare, sì. No? Tra l'altro il padre era italiano e aveva fatto un film con Totò, che era I pompieri di Bijou, tratto da quell'opera di rivista, certo. Quella con Castellani. Sulla battuta non stai esagerando, devi rimetterti gli occhiali e poi toglierteli con la mano destra. Lavora molto sul personaggio, cioè lei è rimasta congelata per tutti i due mesi. Cioè lei andava a dormire nel freezer insieme alla carne di maiale. Posso chiedere un consiglio sulla scena che sto per fare? Cioè dopo la Magnani per me c'è lei. Certo è difficile stare al suo livello perché è talmente sfaccettata. È cioè, molto drammatica, cioè per una commedia, quindi magari cerchiamo di stemperare un po' i toni. Cioè falla un po' come l'avevi fatta in prova. È una delle più grandi attrici con cui io abbia lavorato. Vi aspetta tutti al cinema per appunto Commetti la nonna in freezer, che poi sarebbe lei.